si è svolta a Roma la 7ª edizione di Come possiamo governare l'Europa, uno degli appuntamenti più tradizionali dedicati agli affari europei, un'edizione in cui naturalmente il tema centrale è stata la risposta alla pandemia del Covid-19 e ai suoi effetti economici e sociali. Nel corso del convegno organizzato da EUnews, media partner la nostra testata e il giornale Radio Rai, si sono confrontati i rappresentanti delle istituzioni politiche nazionali ed europee, insieme ad esponenti del mondo economico e produttivo. Temi affrontati: il Recovery Fund, il Green Deal, la digitalizzazione del lavoro, dell'istruzione e della formazione, lo sviluppo tecnologico in agricoltura, le risposte della sanità pubblica e dell'industria farmaceutica al Covid-19 ed ovviamente le ricadute della pandemia sulla vita quotidiana dei cittadini europei. Questa è una maniera di parlare davanti a tutti, parlare anche di più ai cittadini, di portare più vicino ai cittadini in maniera molto professionale, molto seria, però molto comprensibile l'Europa ai cittadini. La radio e la TGR sono ovviamente proprio la rete più diffusa forse che c'è, no? Dopo la crisi e dopo il Covid avremo bisogno di proseguire a fare cosa? Beh, ad avere sempre più politiche comuni, a rafforzare lo spazio europeo, a dotarlo meglio di funzionalità, con capacità di risposte anche più rapide ai bisogni dei cittadini e delle nostre comunità. Benvenga al Green Deal, dentro una tradizione forte che è quella della genialità creativa della manifattura europea. C'è un problema drammatico, secondo me, se drammatica è la carenza di occupazione femminile rispetto alla media europea e quindi il danno anche, oltre che per le donne, per il sistema economico, deve valere altrettanto per i giovani.